Ciao a tutti, benvenuti a un altro appuntamento di Road to the Awards Sponsor Edition. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Monkey 47, che è sponsor della categoria Sustainable Design e New Materials. Quindi diamo il benvenuto a Stefania Catalano. Ciao Ciao, Stefania, ciao a tutti. come stai? Bene, bene, tutto bene. Grazie Federica per l'introduzione. Grazie mille a te per essere con noi oggi. E come appunto dicevo, Monkey 47 sarà sponsor degli awards. E quindi per iniziare volevo chiederti di parlare un pochino di Monkey, appunto del brand e di quello che fate in generale. Ok, assolutamente. Allora, Monkey è un gin che spero tutti conosciate, perché Assolutamente. è un gin già famosissimo e super conosciuto, e in realtà comunque rimane un prodotto molto molto di nicchia. Viene prodotto nella Foresta Nera, quindi in Germania, e si chiama Monkey 47 proprio perché, diversamente da tanti altri gin, è creato attraverso, diciamo, la distillazione di 47 botaniche. Per darvi un po' l'idea e farvi entrare nel mondo del gin e dei superalcolici, normalmente un gin ha un massimo di 6-7 botaniche. Invece Monkey è proprio unico e diverso da tutti gli altri, perché per la prima volta hanno provato ad innovare e lanciare questo gin con 47 botaniche che arrivano da tutto il mondo, quindi tanta dall'Italia, dalla Germania, dall'India, proprio perché il fondatore ha vissuto e viaggiato tantissimo anche in Asia. Fa un po' il giro del mondo questo gin, per poi dare un gusto floreale, aromatico, pazzesco. Ha una storia incredibile. Se volete vi racconto qualche pezzo della storia, così ci colleghiamo poi in realtà anche a tutto quello che è il premio e quant'altro. E nulla, Monkey nasce dall'idea di un ex generale della Marina Militare inglese, Montgomery Collins, il quale, ritiratosi dal servizio militare, decide di trasferirsi nella Foresta Nera in un hotel. Crea quindi questo hotel e inizia a produrre quello che noi oggi chiamiamo gin, no? Dopodiché questo hotel viene abbandonato, mai nessuno più sa. Comunque non viene più trovata la ricetta di questo gin fino a quando Alexander Stein, tuttora proprietario di questo fantastico brand, decide di trasferirsi, quindi lavorava in Nokia, decide di lasciare Nokia e trasferirsi nella Foresta Nera e prendere in mano questo vecchio hotel. Mentre iniziava la ristrutturazione di questo hotel, trova una scatola con all'interno la ricetta di questo gin. Quindi prova a riprodurla e nasce quello che oggi conosciamo tutti come Monkey 47. Ah, ok, quindi è nato un po' da una scoperta casuale, però che ha dato i suoi frutti, direi benissimo. Bello, bello, grazie mille per averci raccontato questa storia che magari non tutti sanno. È molto, molto interessante. E, esatto, come dicevi tu, quindi ci ricolleghiamo con gli awards e forse, esatto, dando un po' questo background si capisce meglio perché avete deciso di essere sponsor di questa nostra iniziativa. E soprattutto perché avete scelto questa categoria. Però se ci vuoi appunto magari spiegare un pochino meglio quali sono state le ragioni che vi hanno spinto ad accettare questa sfida, ecco. Sì, assolutamente. Allora, in realtà Monkey è da sempre legato al mondo del design. Infatti, proprio dove nasce Monkey, all'interno della distilleria in Germania, nella Foresta Nera, proprio questa struttura, questo vecchio hotel ristrutturato, è stato disegnato da un famosissimo designer che si chiama Philip Mayner, il quale è riuscito, grazie alle sue conoscenze, alle sue esperienze, ad unire tutto quello che è la natura, elementi tipici della Foresta Nera, architettura tipica della Foresta Nera, a un design molto innovativo. Infatti, la distilleria è veramente una chicca, è particolare. Chiunque vada a visitare
visitarla ne rimane sorpreso. Quindi da sempre comunque Monkey rimane un sacco legato a tutto quel design e a questo mondo, no? Quindi questo è il motivo per il quale abbiamo voluto legarci a voi e legarci nello specifico a Isola, che dà, diciamo, spazio a tutti quei designer di nicchia o comunque nuovi nel mondo, emergenti, bravo, esatto, nuovi nel mondo del design. Sì, che all'inizio il collegamento tra jean e design non è immediato probabilmente, però in effetti sì, questo è assolutamente un motivo più che valido. E invece appunto per la categoria, per quanto riguarda la categoria Sustainable Design e New Materials, come mai? Ovviamente è un argomento, una categoria che per noi ha moltissimo valore, infatti ci sono moltissimi nostri designer che comunque come argomento principale trattano nuovi materiali o comunque materiali più sostenibili, perché adesso per fortuna è sempre più richiesto di avere appunto queste caratteristiche per poter creare il prodotto finale. E quindi siamo veramente molto contenti di avere questa categoria, perché stanno arrivando moltissime application di designer, comunque di progetti che sono veramente molto interessanti e anche molto innovativi sotto questo punto di vista. E quindi, oltre a chiederti appunto perché avete scelto di fare sponsor per questa categoria in particolare, poi magari possiamo anche parlare un pochino di cosa per voi è fondamentale in un progetto, appunto proprio per il contest in generale. Prego. Sì, assolutamente, sono contentissima di sapere che stiano arrivando tantissime application su questa categoria. E allora, noi l'abbiamo scelta fondamentalmente perché anche Monkey si lega un po' a quello che è l'utilizzo di nuovi materiali collegati alla natura. Infatti, in realtà, noi sceglieremo un progetto che unirà tutto quello che è la natura, nuovi materiali, all'innovazione, proprio come è stato fatto con il nostro prodotto. Quindi ha saputo, diciamo, Monkey sa unire 47 botaniche, quindi elementi presi dalla natura, per fare qualcosa di innovativo, quindi un prodotto che in effetti nel mercato non esisteva, un gin con 47 botaniche. Quindi vogliamo legarci anche per questo al premio e al progetto, e quindi la nostra scelta verterà su un progetto che veramente sa darci e sa farci capire come, grazie all'utilizzo di creatività, natura e innovazione, si riesce a tirar fuori un manufatto completamente funzionale, quindi un oggetto di design che ricorda al meglio le caratteristiche, diciamo, di Monkey. Quello che vogliamo vedere fondamentalmente poi è capire bene come entrare e come capire meglio il progetto, l'oggetto, quindi qualsiasi video, presentazione, per noi è fondamentale per entrare nel vivo e nell'idea che ha avuto il designer. Quindi sì, anche la descrizione sicuramente, se ha dietro comunque un processo, una storia che va raccontata, sicuramente è quello che cattura un po' di più l'attenzione. Perché appunto tutti i progetti sono molto interessanti, le idee sono molto innovative e tutti comunque hanno voglia di portare il loro all'interno del progetto. Però visto che ce ne sono tanti, visto che comunque sono tutti molto validi, ovviamente solo uno vince, e quindi sì, sicuramente anche il fatto di mostrare proprio la storia che sta dietro al progetto. Sì, brava, esatto. Lo storytelling per noi è super importante. Monkey ne ha tanto, a noi ci piace, e quindi un oggetto che si porta dietro un grande storytelling forte, che si collega al mondo della natura e dell'innovazione, sicuramente ci ispirerà tanto. Sì, è totalmente anche in linea con quello che rappresenta la vostra azienda, quindi visto che anche voi è una storia molto bella, direi che sì, questo potrebbe essere un punto a favore dei designer. E, come ultima domanda direi di parlare di uno degli aspetti forse più interessanti che può esserci, che è quello del premio. Perché appunto il designer che sarà scelto da voi vincerà un premio stupendo. E se ne vuoi parlare, se vuoi farci sapere un po' di più.
Allora, assolutamente vi parlo del premio perché è collegato a tutta la storia che vi ho raccontato fino adesso. Ma prima non ci dimentichiamo come si chiama il nostro awards, ovvero Unum Ex Pluribus, che anche questa è una storia. Noi abbiamo dato questo nome proprio perché dal latino significa uno fra tanti ed è una frase scritta in latino in un piccolo anello che è posto sul tappo della bottiglia di Monkey. E viene appunto inciso su questo anello e sta a significare che Monkey è stato quel gin fra tanti che ha voluto distinguersi, che ha voluto essere diverso, quindi che ha voluto innovare diversamente da tanti altri. Quindi anche questo si collega chiaramente al progetto che sceglieremo. E invece, scusami, per tornare alla tua domanda, per quanto riguarda il premio, proprio per dare continuità al mondo del design e a tutto quello che Monkey crede, eccetera, partiremo da chiaramente uno special pack di Monkey con tutto l'occorrente per iniziare a degustare questo gin, ma questo sarà solo un assaggio del premio perché in realtà appena si potrà, quindi appena tutti saremo liberi, il premio sarà un viaggio alla distilleria di Monkey, quindi un paio di giorni dove si vivrà in pieno diciamo, la magia e l'esperienza Monkey a 360 gradi, dove si andrà, grazie ai nostri ambassador, a visitare la produzione di Monkey all'interno della famosa distilleria disegnata da designer. Quindi sarà un viaggio di 2 o 3 giorni nella Foresta Nera con un'esperienza a 360 gradi. È sicuramente un'occasione unica e è un'esperienza anche unica per i designer, quindi infatti siamo molto molto contenti di questo premio perché pensiamo che sia veramente fantastico e soprattutto nel momento in cui si potrà fare vuol dire che la situazione è anche migliorata sotto quell'aspetto e sicuramente è una cosa in più. E Stefania, ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi oggi, mi ha fatto veramente piacere. E facciamo ovviamente un in bocca al lupo ai nostri designer e ti auguro una buona giornata. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie mille Federica, in bocca al lupo a tutti e mi raccomando, il premio è bellissimo, quindi candidatevi in tanti. A Esatto, presto. bravissima. Ciao. Ciao ciao.